ascoltato Two Weeks dei Grizzly Bear su Letture Metropolitane su Radio Elettrica. E adesso è arrivato il momento di aprire il nostro spazio dedicato a una libreria indipendente. Nello specifico andiamo a Bazzano, provincia di Bologna, con Federico, che è il libraio della libreria Arcobaleno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, Federico. E adesso collego, avendo diciamo collocato geograficamente la libreria, collego anche la tua scelta musicale, di cui parleremo però in un secondo momento. No, ma vale tutto. Vale tutto, certo. Però cominciamo, visto che tu non mi pare che tu sia stato ospite nella prima parte in cui raccontavamo le librerie indipendenti, a questo punto facci anche un po'... Raccontaci anche un po' la storia della tua libreria prima di parlare delle scelte, così magari entriamo, diciamo, un po' con i piedi dentro la tua libreria. Intanto io mi sono collegato su Google Maps, via Gaetano Gandolfi 15. Esatto. Porticina. Sì, esatto. In realtà io acquisisco la libreria da mia zia a fine 2018, iniziò 2019, lei l'ha acquisita da un'altra persona nel 2008, quindi... come dire, ce la siamo passate di mano. Okay. E poi siamo arrivati fino a qua. Diciamo che è stato un buon percorso. Non è l'unica libreria di Bazzano, ce n'è un'altra, ma è da un territorio abbastanza intraprendente sotto questo punto di vista. Infatti, due librerie in un posto, diciamo, relativamente piccolo, questo già è un ottimo segno. Senti, fate qualcosa per la giornata del libro di oggi? Fate qualche iniziativa? Noi siamo abbastanza piccoli, quindi no, facciamo, abbiamo fatto delle presentazioni, andiamo anche un po' in giro, anche come e soprattutto come letteratura per l'infanzia, per i bambini. Ok. Allora, come tema vi avevamo assegnato, sembra un compito a scuola, tre Flavio. Libri, esatto, per chi ama il cibo. Mi sembrava carino perché secondo me ci possono essere vari modi, no, anche di scegliere e interpretare questo tema. Quindi raccontami un po', Federico, cosa hai scelto? Io sono stato prevalentemente sulla letteratura locale, insomma. Ok. Ma noi come Emilia Romagna siamo abbastanza, e come Bologna siamo conosciuti anche e soprattutto per il buon cibo. Due li ho scelti, editi da Pendragon, uno, entrambi scritti da Napoleone Neri. Uno si chiama A tavola con il dottor Ballanzone, che è, come dire, un libro sulla storia e sulle tradizioni e sulle ricette della cucina bolognese. E un altro si chiama Tortellinata, e insomma, è abbastanza intuibile qual è il tema, ed è la storia sempre dell'evoluzione delle ricette dal Medioevo oggi, in particolar modo soprattutto dei tortellini alla bolognese. Okay. Terzo che vi ho scelto è su un altro cibo molto conosciuto delle nostre parti, che è la tagliatella. Si chiama Ode alla tagliatella, che è una guida sulle buone tagliatelle a ragù in 100 luoghi dell'Emilia Romagna. Ah, ok, non quindi di Bologna, una non mappa. Solo di Bologna, ma dell'Emilia Romagna. Questo è edito da Minerva. Ok. E se dovessi un po' pensare alle persone che entrano nella tua libreria, no? al tuo target, al tuo pubblico, ai tuoi lettori e lettrici, quali sono le cose che ti vengono più spesso richieste e che tipo, insomma, di pubblico hai, visto che hai un osservatorio abbastanza piccolo, no? Essendo un paese, non so se sì, magari non, pescate, non pescate anche da altre... Prevalentemente, guarda, lavoriamo con i bambini. Ok. Quindi, soprattutto in età prescolare. Okay, quindi arriva la mamma. Poi, ma anche, come dire, nell'avviamento alla lettura, una lettura più autonoma, però soprattutto letteratura per l'infanzia, che mi pare, come dire, che sia la parte dell'editoria più, anche più vivace, dinamica, anche creativa. Dipende, varia dalle tante cose, nel senso che capita che ci siano delle persone che si fanno anche consigliare, oppure scelgono i genitori o i nonni con i bambini stessi. Ti è mai capitato di consigliare un libro canonicamente pensato per l'infanzia invece per un adulto, per un over 18? Lì dipende, anche lì è magari per un regalo, magari per una lettura, quindi
accettano anche i consigli del libraio, oppure capita che entrino già avendo bene in mente quello che vogliono comprare. Ok. Bene, grazie mille Federico. Libreria Arcobaleno di Bazzano ci ha consigliato 3 libri per chi ama il cibo, e direi che anche la scelta musicale c'entra col cibo, in effetti, e c'entra con il territorio. Sì, giusto? Sì. Tu hai scelto Malmellata numero 25. Ed è legata al cibo, ed è anche legata a un'altra mia passione, che è la Formula 1. Ah. Come ben sapete, c'è nella canzone che è, posso dirlo? Prego, sì, prego, sì, certo, vai. Marmellata 25, c'è una citazione anche a un grande pilota della Formula 1, che è Ayrton Senna, visto anche che tra qualche giorno ricorrono i 30 anni della morte. Okay. Anche questo è certo. Un qualcosa. Vabbè, certo. Che mi ha ispirato nella scelta della canzone. Perfetto. Grazie molto. Grazie mille Federico, e a presto. Grazie. Buon lavoro. A presto. Ciao.